La gente non, semplicemente non ci credeva, perché in Sicilia non è cambiato mai nulla le elezioni. Allora diceva, vabbè, Crocetta sarà come le altre volte, perderà. E invece ho vinto. Vi dico, ragazze, ragazzi, noi non dobbiamo seguire le sirene dell'antipolitica, perché lì fai solo la rivolta e la ribellione. Invece noi dobbiamo fare la rivoluzione. Come sarà la Sicilia dell'antimafia al governo? Sarà una Sicilia che diventa una terra normale da questo punto di vista, cioè voglio dire una Sicilia che mette a posto i conti, che fa pulizia, però non fa il massacro sociale, sarà una Sicilia che mette regole dure sul terreno dell'antimafia e che diventa appetibile per gli investitori nazionali e stranieri. Ma noi dobbiamo anche riprenderci la politica sana, cacciando gli usurpatori e i tiranni, che sono quelli che hanno distrutto la politica e hanno distrutto il paese. Ma questo lo facciamo insieme. Se però io dico sono un'anima pura e tutto è sporco, guardate che il mondo non cambia. Mettiamo insieme le mani in mezzo al fango e cerchiamo di cambiare. La Sicilia è stata la regione italiana più di centrodestra. Quindi la mia intuizione è quella di spaccare quel fronte per aggregarlo insieme alle forze di sinistra e consegnare, avere un fronte antimafia anche netto, trasparente. In campagna elettorale le polemiche di sempre, convinti a lei e quali sono questi partiti, eccetera, eccetera. Io vorrei capire quali sono i partiti santi, perché se qualcuno me li indica, può darsi che li riusciamo a trovare, come si fa poi le alleanze. Però io non credo che sia oggi la questione che noi dobbiamo trarre è di una metastasi profonda del sistema. Nella mia coalizione non è stato eletto neppure un indagato, eh? Non vi sembra un miracolo in Sicilia? In Italia ci sembra un miracolo. Appunto. Forse anche a Firenze. E appunto, neppure un indagato, eh? Voglio dire. Quindi, grazie Presidente. Significa che sono riuscito a imporre le regole dure ai partiti.